Buon pomeriggio, Alessio. Ciao, Fabio. Ciao, Alessio. Alessio vuole fare uno scherzo alla suocera Iole. Scherzo, sì, del cane, ma qua si può fare perché effettivamente questi due cagnolini abbaiano in continuazione, giusto? Sì, ci hanno ucciso. Eh? Ah, ci hanno ucciso, perfetto. Sì, sì. E, ok, andiamo da, dalla signora Iole. Vediamo che succede. Vediamo un po'. Pa-pa-param. 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 Signore, buongiorno, sono il dottor Scaturchio, chiamo dall'ASL veterinaria. Vorrei parlare, sì, con la signora Iole Avalos. Sono io. Ah, salve signora, la chiamo a proposito di questa segnalazione che ci è arrivata, Tertulliano 52. Sì. Pare che ci siano questi due cagnolini che, sì, abbaiano in continuazione, il vicinato si lamenta. Addirittura, quello è un casino continuo qua. Ci hanno fatto questa segnalazione all'ASL veterinaria e quando... Addirittura hanno riferito il nostro numero di cellulare. Signora, sì, l'hanno fatta abbastanza circostanziata dicendomi, tra l'altro, scrivendo. Io poi non lo so se è vero, signora, io leggo quello che... Le dico quello che leggo, per carità. Poi mi deve scusare se... che tanta gente non ama gli animali, scrivono pure cose. Lo so, perché purtroppo dove abitiamo noi comunque è un casino. Fino a luna di notte, ma persone che stanno per strada. No, dei cagnolini, proprio persone proprio che vivono per strada, sotto ai palazzi, fuori ai balconi. Adesso hanno segnalato un cane. È un cane solo che abbaia sempre, in verità, non è. Non sono tutti e due. Però purtroppo io devo fare il mio lavoro. Se uno viene qua, viene qua e viene a portarci una segnalazione, io devo intervenire. Io, se dipendesse da me, figuratevi se io tengo quattro cani, sì, figuratevi se. Avete capito? Però purtroppo succede spesso anche che all'interno dei condomini si fanno discussioni per questioni di altro genere. Uno non sa come attaccare l'altro e sa pigli che cane. Ecco, mo non sa ci si avete fatto qualche discussione con qualcuno. No, ma nessuno, proprio nessuno. Io per la legge sulla privacy, in testa a voi, fate mente locale che abita sopra voi. Però signor, io non vi ho detto niente. È una persona, allora, chi mi ha segnalato, lei è una persona fate molto nomi. Cattiva, no assolutamente, non anche perché lei non mi ha dato nome, quindi io non potrei mai, esattamente, è una persona molto molto cattiva, ha cacciato una nipota dalla casa dopo 25 anni che abitava con lei. Le ho detto tutto, figuriamoci i cani. Che schifeggente, signora, venuta qua. Figuriamoci i cani. Venuta qua, che la chiesta, che la chella. Non ci facciamo più, questi cani. Ah, sì. Sì. Fiat, it ten sempre. Dove ci sono dall'altro? ASL veterinaria, al frullone. Al frullone. Ah, cioè, questa è una persona di 80 anni. Mi capì? Invece ringrazia a Dica Campanna Scusurupa da Terme, che lei si è mi sentuta assieme, venuto fine. Ma veramente? Cioè, questa è una persona. Ma lei è una cattiveria unica. Attiva, unica, veramente. Una bastarda. Quindi ho paura anche di che può fare qualcosa. Le dico anche la verità. State d'accordo, perché che la testa, e dopo buio. Che la testa, che la che le fezzozzù, che cano fai, non ce la faccio più. Ma non si è lamentate, non mi ha detto nulla. Cagano fuori un barcone, fiete la merda che sai fino a. Non è vero, ma quando mai? No, questo no. I tengo 80 anni, posso stare mezzo fietere cane. Ricitangelo, basta, non ce la faccio più. E menghe purpetta avvelenata. Allora, sì. No, ho detto, signore, non vi dovete permettere, questo è un reato punito dalla legge, potete tenere pure 80 anni, ma i carabinieri e vi faccio arrestare. Ma poi questo le stavo dicendo. Che la gesta, che la sembra buio. Che la gesta. Insomma, signora, mi ha detto parolacce che io, che sono una persona adulta e che pur le ho sentite dire, io sono rimasta agita. Ma che stai da quale sprofondi casa riavola e cresce? Mamma mia, no, è una persona molto, molto. Devo dire che il nostro palazzo è una. Veramente ci sono persone per bene, ma lei è una di quelle cattive, no? Di quale di
cattiveria proprio. Sì, sì, una cloaca. Proprio cattiveria. Una cloaca, però stanno chi ne cattiveria, stanno tenendo un putrium warp, tenendo. Bello. Un putrium, ciò quando mi hanno feta, perché tenendo proprio un putrium warp. Sa che cos'è? Che qua dove siamo noi i cani non ce li ho solo io. Ah, ce li ha. Però è venuta a riferire... Danno fastidio giusto, ma se io mi ha dato il vostro Iole Avalos. Ecco, questo è venuto a dare mio, ma noi qua tutti abbiamo i pochi ne saccio. Io poi vi stungo frullù, sto tutto a tutta una parte, stungo. Ma lei potrebbe, tranne il fatto che devo stare attenta che butta qualcosa ai cani. No signora, io adesso le spiego la prassi come funziona. In presenza, come funziona? Allora, in presenza di un le dico. In presenza di una segnalazione noi dobbiamo ritirare gli animali per 10 giorni. Aspettate un attimo perché non la sento più. Ho detto, mi sente signora? Ha detto sì. Ho detto, in presenza di una segnalazione noi siamo obbligati a venire con la macchina dell'ASL e a ritirare gli animali per 10 giorni. 10 giorni gli animali stanno con noi all'ASL veterinaria nelle gabbiette. Facciamo tutte le analisi, i cani ce l'hanno il microchip? Sì, tutte e due. Perfetto, allora solo 10 giorni li teniamo noi, dormono nelle gabbiette, voi li potete. Scusatemi, li potete venire adesso a vedere una volta al giorno? Ditemi. E io la uccido a questo, se succede questo. No, io signora, la ammazzo. No, signora, su, ma dalla parte della ragione volete passare alla parte del torto, su. E purtroppo è la legge del cane. Dobbiamo ritirare gli animali. Li teniamo noi 10 giorni chiusi in delle gabbiette piccole, anguste, purtroppo, ma noi quelle teniamo qua alla. Quelle muore il cagnino. Muore addirittura. Io poi gli faccio le coccole, non vi preoccupate, gli diamo i bastoncini, li facciamo mangiare, gli facciamo ma le analisi. Ma questo succede già da adesso, già con la macchina. Già oggi pomeriggio potrebbe venire la macchina dell'ASL. Perciò abbiamo chiamato per avvisare in modo che non vi trovate. Non vi viene un appietto, ecco. Ah, quindi io mi devo aspettare che viene per forza. Ma se guardate, è partita poco fa, secondo me sta pure per venire. Che ci vorrà, capimondo, fine. Cioè io scendo e non mi faccio trovare? E quelli aspettano finché non tornate. Purtroppo. No, mamma mia, ma stiamo aspettando. È la legge del cane. Non ho capito che avete detto. E questo non mi viene a bussare e mi viene a dire che il cane abbaia troppo. No, ma perché sta scherzando questa. Che lei? No, in realtà non sta scherzando lei, signor. Signora. Un attimo. State in attitudine di sospensione. State tutta in bavarduta. No, come vi voglio dire? Vi sbatti il cuore. Questi sono i nostri figli. Bravo, lo so. Io ho tre figlie. E queste sono altre due per me. Altre due. Meglio cane che cristiano. Specialmente meglio cane che. Bravo, cattivo. Gente cattiva. Peggio il vostro generale Alessio. Iole, buonasera, benvenuta su Radio Kiss Kiss Napoli. Era uno scherzo di Alessio. Ma la paura, volevo l'infarto. E non vi è venuto però.